ascoltatori di Le Fonti TV e bentrovati con questo nuovo appuntamento dei Le Fonti Awards 2021, undicesima edizione. Vi ricordo che si tratta di un vero e proprio unicum nelle premiazioni, nella storia delle premiazioni in Italia e non solo. Realizzeremo l'assegnazione dei riconoscimenti qui dai nostri studi nel centro storico di Milano, a due passi da Borsa Italiana in Piazza Cordusio, e questo show televisivo ha l'obiettivo di riconoscere le eccellenze del mondo delle professioni, della consulenza e delle imprese. E noi, Le Fonti TV, siamo la prima TV nazionale che ha deciso di dedicare non una sola serata, ma intere settimane di programmazione alle eccellenze italiane. Ve ne ricordo qualcuna, dall'Asset Management TV Week alla Penale d'Impresa TV Week, fino agli appuntamenti dedicati a New Insurance, AI, 5G e HR, mondo del lavoro o trading. Le Fonti TV infatti si riconferma come l'unica live streaming television in Italia in grado di vantare un palinsesto all news focalizzato su tematiche economiche, politiche, finanziarie, legali e dell'infotainment. E la crescita del gruppo Le Fonti è testimoniata dall'inserimento nella classifica del Financial Times come settima azienda europea per crescita nel settore media. Nel ranking di prima comunicazione, redatto da Comscore, si posiziona al 15° posto tra i 100 siti di informazione più seguiti in Italia. Qual è la nostra mission? È quella di valorizzare i brand con la nostra comunità certificata e focalizzata proprio sul business di oltre 10,5 milioni di persone. Ma ora veniamo a questa serata, vi racconterò quello che succederà. Io annuncerò la categoria di riferimento, poi naturalmente il nome del vincitore, leggendo la motivazione che accompagna proprio l'assegnazione che ha portato a questa vittoria. Subito dopo ci collegheremo con il vincitore per commentare questo riconoscimento unico che potete vedere qui accanto a me e che riproduce il logo stesso di Le Fonti. Categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto penale. Il premio è quello di avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto penale, consulenza. E andiamo a leggere insieme la motivazione. Per il prestigioso percorso di crescita professionale, testimonianza di doti umane professionali di assoluta eccellenza, attraverso una continua e altamente qualificata attività di studio e formazione, da avvocato di prima generazione a 43 anni e dopo 15 anni di professione, è giunto a ricoprire ruoli di grande rilievo anche in ambito nazionale. È titolare founder dello studio legale di cui tra poco parleremo, che opera in diversi settori del diritto, assistendo sia soggetti privati che pubblici. Il premio va a Domenico Russo, studio legale Domenico Russo. Ed è collegato con noi l'avvocato Domenico Russo, founder e titolare dello studio legale Domenico Russo. Avvocato, ben trovato, naturalmente complimenti. Grazie, saluto lei e tutti coloro che ci stanno seguendo. Per me costituisce un grande onore, un profondo orgoglio ricevere questo ambitissimo riconoscimento. Essere selezionato per partecipare ai Le Fonti Awards già era stato per me motivo di emozione. Risultare poi vincitore in una categoria tanto prestigiosa ed ambita in uno scenario di caratura nazionale o meglio internazionale non può che donare una di quelle soddisfazioni che mai si dimenticheranno nella vita. Quindi grazie ancora, grazie a coloro che hanno operato la selezione e che hanno avuto la bontà di indicarmi quale è il vincitore. Certo, infatti la prima domanda è sempre questa, insomma un commento a caldo, poi credo sia ancora più importante in questo periodo, no? In un periodo complicato che tutti abbiamo vissuto, avere un riconoscimento di questo genere. Certamente questo riconoscimento arriva in una fase importante della mia vita nella quale sto raccogliendo diverse soddisfazioni professionali e umane dopo un periodo complesso per tutti. Mi rende felice perché unitamente ad altre soddisfazioni mi conferma che evidentemente
tutti i sacrifici, la passione, la dedizione che ho cercato di mettere in pratica ogni giorno negli ultimi 20 anni della mia vita sono serviti, e quando parlo di sacrifici, di dedizione, non menziono categorie astratte, ma fatti insomma ben concreti, ben impressi nella mia mente. Lei ha anche fatto cenno, insomma, percorso di studi, alla formazione, ed è verissimo, non ho mai smesso di formarmi e svolgere più di un master, ne ho conseguiti 3, attualmente sono in procinto di portare a termine un mio vecchio desiderio, che è quello di conseguire una seconda laurea magistrale in economia aziendale, al fine di acquisire insomma un patrimonio di conoscenze che, coniugato all'attuale di matrice giuridica, possa poi mettermi in condizione di ambire anche all'eccellenza nel settore del diritto penale e dell'economia, nonché di consentirmi di svolgere sempre meglio ruoli relativi ai diversi ambiti degli organismi di vigilanza e dei consigli di amministrazione. Ecco, fare certo tutto questo mentre si lavora, si ha una famiglia, non è semplice. Seguire anche altri ulteriori corsi di formazione in diverse città, investire risorse economiche in continuazione nella formazione, nella crescita personale, nello studio legale di cui sono titolare, sottraendole ad altro, è una scelta che si opera spesso senza alcuna certezza futura, e guardare avanti e nel dubbio non cambiare strada, ma continuare, perseverare in quella unica strada che ti sembra giusta, non è semplice, soprattutto quando, diciamo, tanti intorno a te magari fanno altro, vivendo con una diversa, seppur assolutamente legittima, leggerezza. E quindi oggi sentirsi dire da una fonte tanto autorevole come la vostra che hai fatto bene, fa piacere, rende certo felici. Lei e la giuria che ha operato la selezione siete stati, insomma, diciamo, cortesi da menzionare, valutare alcune delle mie attività, insomma, libera professione, qualità orari di studio legale. Abbiamo sentito tante cose, esatto, nella motivazione sono state messe in luce proprio tanti aspetti. Adesso ci torniamo, io aggiungo anche questo, se pensa a questo premio, a chi pensa? Cioè, banalmente, non so, c'è qualcuno a cui si sente di dedicarlo? Allora, a chi penso? Penso sicuramente a mia mamma, a mia cara mamma, che purtroppo non c'è più, che è stata la persona più importante della mia vita, è stata determinante per la mia educazione, per la base solida su cui poi è stato costruito il resto. Il suo posto adesso è stato preso da mia moglie, siamo sposati da oltre 15 anni, che sarà sempre al mio fianco e tuttora ha sempre creduto in me, insomma, donna meravigliosa, con la mia stessa matrice valoriale ed educativa che concilia bellissimo il ruolo di docente con quello di moglie e mamma di delle mie 3 amate figlie, insomma, di quali le prime 2 il prossimo anno frequenteranno già il liceo classico. Anche a loro va il mio pensiero, la gratitudine per i risultati che stanno perseguendo nei loro pensieri scolastici. Poi chiaramente penso a tutti, penso a mio padre, fratelli, parenti, cari amici e le persone, ecco, i collaboratori di oggi, di ieri, e le persone che hanno sempre riposto fiducia in me. Ecco, io mai dimenticherò di chi ha riposto la propria fiducia in me, per cose più importanti e per cose meno importanti. Per quelle persone ci sarò oggi e sempre. Certo, beh, è una storia proprio di passione, no? Le storie che noi raccontiamo attraverso di voi nei nostri Le Fonti Awards. Le chiedo un'ultima cosa, ovviamente, avvocato, proprio a partire da quello che già è stato messo in evidenza nella motivazione, che sottolinea quello che è stato fatto in tutti questi anni, in questo percorso prestigioso di crescita, come abbiamo selezionato, come abbiamo scritto, come è stato evidenziato dalla nostra giuria. Il futuro, che cosa prevede? Insomma, come guardare al futuro adesso? Sì, di continuare, lei la giuria, dicevo, che ha operato la selezione, si è stati così cortesi da menzionare alcune delle mie attività, quindi oltre alla libera professione, docenza universitaria, pubblicazioni, ruolo nelle camere penali, commissioni, osservatori, organismi di vigilanza, consigli, amministrazione. Ora queste cose, questi ruoli chiaramente non si improvvisano, non ti piovono in testa, quindi devi volerli questi obiettivi, devi fare qualcosa, più di qualcosa, per conquistarli e per meritarli ogni giorno. Quindi, e non esistono sicuramente pozioni magiche, quindi quello che conta è più del talento, insomma, è l'attitudine al massimo impegno e alla serietà in tutto quello che si fa. Bisogna agire bene secondo una scala di riconosciuta di valori, bisogna dedicare tante ore della propria giornata ai compiti che si hanno. Non esistono impegni di categoria superiore, impegni di categoria inferiore, così come non esistono interlocutori più importanti di altri. A tutti il medesimo rispetto, la medesima attenzione, e solo così si può costruire un profilo credibile, a credibilità e altra caratteristica dirimente e determinante per perseguire gli obiettivi.
per il futuro continuare a proseguire nell'unico modo che conosco, dando il massimo in tutto quello che farò, restando aperto a valutare ogni tipo di varia esperienza professionale che si dovesse presentare. Resterò aperto, diciamo, alle sorprese che la nostra esistenza ci riserva, cercando di superare al meglio gli ostacoli, facendo di tutto per rendere onore ai valori che nella vita più contano, offrendo sempre il massimo nella mia attività professionale. Grazie, davvero tante grazie. Che belle parole. No, ma queste parole insomma sono poi di monito anche per guardare al futuro con un certo ottimismo. Peraltro noi continueremo a monitorarla e perciò se venisse riselezionato sarà ancora dei nostri nella prossima edizione delle Fonti Awards. Grazie, beh, è stato un privilegio, un privilegio essere monitorati da una fonte così. Va bene, grazie e complimenti all'avvocato Domenico Russo, founder e titolare Studio Legale Domenico Russo per il premio Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale Consulenza e a presto. Grazie, a presto. Arrivederci. Grazie a tutti, grazie. Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto amministrativo. Il premio è quello di Team Legale dell'Anno, Boutique di Eccellenza, Diritto Amministrativo, Contratti Pubblici. Andiamo a leggere la motivazione insieme. Per l'ampia preparazione nell'ambito del diritto amministrativo e dei contratti pubblici, con particolare attenzione al settore degli appalti pubblici, servizi e forniture. Per una pluriennale competenza specialistica, maturata con la costante consulenza e per i successi ottenuti dal lavoro di squadra e dal continuo aggiornamento. The winner is Studio Legale Sanalitro Taddei Associati. Saluto con molto piacere Jacopo Sanalitro, partner fondatore dello studio Sanalitro Taddei Associati, che è in collegamento con noi. Ben trovato, grazie per essere qui. Buongiorno, grazie mille a voi. Le chiedo subito un commento a caldo, perché poi entreremo un po' più nel dettaglio della motivazione che abbiamo ascoltato. Beh, insomma, è una grande soddisfazione per il nostro team, per gli sforzi fatti negli ultimi anni. È il primo anno che otteniamo questo riconoscimento da parte delle fonti, quindi motivo di soddisfazione per l'impegno e i sacrifici che tutti noi e i nostri collaboratori fanno per garantire la efficienza e qualità verso i nostri assistiti nel servizio di assistenza legale. Ci sono tanti spunti per parlare dell'eccellenza, no? Perché noi premiamo le eccellenze. Non le nascondo che mi ha subito colpito il lavoro di squadra, l'aver messo in rilievo come insomma i successi ottenuti siano stati ottenuti grazie al lavoro di squadra, al team, però l'ha citato anche lei, quindi penso che si possa partire proprio da qui per raccontare un po' quello che è il vostro core business, la vostra mission, insomma. Assolutamente. Diciamo che appunto il nostro settore è il diritto amministrativo e in particolare seguiamo e assistiamo le imprese nell'esecuzione delle opere pubbliche e degli appalti ed è un settore che di per sé va veloce e quindi richiede un'assistenza pronta ed efficiente. Per questo il lavoro è necessariamente un lavoro di squadra. Perché spesso gli stessi termini previsti nel processo amministrativo sono talmente brevi che non ci si può permettere nessun ritardo, quindi ci vuole prontezza, massima qualità e questo richiede necessariamente un coinvolgimento di collaboratori in un lavoro di team, perché soltanto con un lavoro di team e di squadra si riesce appunto a raggiungere l'obiettivo della efficienza e della qualità. Esattamente. Senta, cosa è accaduto brevemente ovviamente però per capire anche come guardare al futuro in questo ultimo anno con quello che è accaduto, insomma ci sono state poste nuove sfide da affrontare? Assolutamente, un anno ovviamente difficile e molto complicato, però direi insomma io prenderei gli aspetti positivi che anche in un periodo così drammatico comunque restano e con l'auspicio che possano essere anche conservati il meglio di quello che abbiamo fatto. Quindi in particolare il lavoro è stato ancora di
ancora maggiore perché per una situazione di crisi e di pandemia come questa ha richiesto la produzione, una produzione normativa molto complessa e quindi spesso le imprese ci hanno chiesto un maggior contributo interpretativo. Dicevo, gli aspetti positivi secondo me sono proprio un avanzamento rapidissimo della tecnologia in Italia, che era un po' arretrata sotto questo aspetto, e anche nel, per esempio nel processo vediamo che ci sono strumenti di collegamenti a distanza che io auspico che vengano conservati, perché sono proprio quelli che ci consentono di dare quella assistenza efficace e pronta a cui facevo riferimento prima e che gli operatori economici richiedono sempre con maggiore insistenza. Certo, quindi avvocato, come guardare adesso al futuro? Insomma, se ci vuole anche raccontare quello su cui state lavorando, insomma, comunque l'approccio al futuro è quello che interessa soprattutto chi ci segue, no? Perché poi diventano un po' delle ricette sul business sotto vari aspetti. Certo, ora noi ci aspettiamo una ripresa come in tutti i periodi successivi alle gravi crisi che investono il paese, quindi una netta ripresa, vediamo che insomma c'è un gran desiderio di ripartire e il nostro studio è attrezzato a tal fine, proprio la situazione di difficoltà in cui siamo stati costretti a lavorare un po' tutti insieme agli altri colleghi fa sì che credo ci troverà pronti nella ripresa e nella richiesta da parte delle imprese e della pubblica amministrazione di una efficienza nella ripartenza che è quello che tutti auspichiamo, diciamo, in questa nuova fase che si apre. Certo, allora naturalmente rinnovandole i miei complimenti, quelli di tutte le fonti, a lei, grazie. Visto che è in collegamento con noi, ma a tutto il team che è a comunque tutto il team in evidenza. Che ringrazio, esattamente. Infatti, lei ha detto, sì, prego, prego, lo faccia lei il ringraziamento, che è giusto. No, infatti, un ringraziamento è molto importante sia ai miei soci di studio, sia a tutti i collaboratori, anche più giovani, che hanno consentito di raggiungere questo importante riconoscimento. Esatto. Stavo dicendo, lei ha detto poco fa che è la prima volta, insomma, che ricevete un riconoscimento da parte delle fonti, quindi sa anche che ormai siete nel mirino del nostro osservatorio, giustamente, in quanto eccellenza, perciò ci auguriamo anche di ritrovarvi la prossima edizione degli Awards, insomma bisognerà superare le sfide di cui lei ci ha parlato, però insomma le premesse ci sono, credo. Molto volentieri, assolutamente, ci farebbe piacere, ci impegneremo per mantenere, diciamo, la qualità che ha consentito di raggiungere questo riconoscimento. Ottimo, allora io la ringrazio, ringrazio Jacopo Sanalitro, partner fondatore dello studio Sanalitro Taddei Associati, ricordiamo il premio è quello di team legale dell'anno, boutique di eccellenza, diritto amministrativo, contratti pubblici, complimenti ancora e a presto. Grazie ancora, arrivederci. Arrivederci. Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria consulenza. Il premio è quello di professionista dell'anno consulenza tributaria. E andiamo a leggere la motivazione. Per operare da oltre 30 anni nel settore, supportato da un team di professionisti competenti e altamente efficienti, per la professionalità, l'ampia preparazione, la flessibilità e la grande passione. Il premio va a Angelo Cuva, Studio Cuva. E in collegamento con noi c'è proprio lui, Angelo Cuva, fondatore dello Studio Cuva. Benvenuto e complimenti per questo premio. Grazie. Bentrovati a voi. Grazie, grazie per essere con noi e le chiedo subito un commento a caldo come faccio con tutti gli ospiti, insomma, tutti i vincitori. Sì, tanto grazie di questo riconoscimento di cui sono particolarmente lieto, considerata la rilevanza che la tradizione, anche i vostri premi hanno acquisito ormai nel panorama nazionale, direi anche internazionale. Apprezzo anche particolarmente la motivazione che avete dato, non tanto per la professionalità sulla quale, ecco, non mi posso esprimere per non essere autoreferenziale, ma per riferimento sia al team di professionisti che compone lo studio che alla passione nello svolgimento dell'attività a cui voi vi siete richiamati. Infatti, senza una squadra, senza un gruppo che lavora in sintonia, sicuramente non si possono raggiungere risultati di qualità, di rilievo,
vista anche la particolare complessità della materia tributaria, che è quella nella quale noi operiamo. E nel contempo, chiudo sulla motivazione, una professione che ha come finalità quella di tutelare i contribuenti, i diritti del contribuente, per poter essere realmente efficace, per raggiungere i suoi obiettivi, necessita, come voi avete evidenziato, di una particolare passione, di una forte motivazione nell'affermazione di un fisco equo a fronte di quella che conosciamo essere una realtà di un sistema tributario che presenta notevoli criticità sia sotto il profilo del diritto sostanziale che processuale. Ecco, poi non può mancare la passione, cosa che è stata rimarcata anche nella motivazione, insomma, accanto ad altro che lei ha già citato: professionalità, preparazione, flessibilità. Come siete riusciti, come è riuscito a coniugare tutti questi aspetti nell'ultimo anno, che è stato sicuramente difficile, e soprattutto come guardare adesso al futuro? Quest'anno ha, come è noto, delle sue peculiarità, perché il professionista che opera nella materia tributaria, come dicevo prima, si confronta, o direi a volte si scontra, con una normativa che è afflitta da quella che noi definiamo un'ipernomia, una produzione legislativa a getto continuo, asistematica, che determina problemi interpretativi di applicazione non solo per i contribuenti ma anche per gli stessi professionisti. Noi ci siamo scontrati quest'anno, da quando purtroppo questo fenomeno collegato alla pandemia ha colpito il mondo intero, con una legislazione emergenziale che quindi si somma a quella ordinaria già complessa, e abbiamo purtroppo dovuto notare come questo tipo di interventi emergenziali anch'essi si siano, come dire, connotati spesso per una loro disorganicità, per l'utilizzo di una tecnica che noi definiamo step and go, cioè di piccoli passi che vengono interrotti poi ripresi, e con mancata forse una visione unitaria. Gli ultimi interventi forse segnano un'inversione di tendenza, ma ancora il cammino è lungo, e soprattutto il contesto economico nel quale si vengono a muovere le imprese, quindi i nostri clienti, certo, è ancora presso molto, molto difficile, nel quale la nostra assistenza, che diventa ancora più delicata e anche importante. Ecco, quindi insomma, futuro, si riparte da qui, ma insomma con passione anche, penso, più carica, no? Dopo quello che abbiamo vissuto. Così chiudiamo, sì, sulla passione, che è sempre importante. Sicuramente la passione ci deve essere, come dire, la benzina, la motivazione fondamentale per, esatto, questa, anche una sfida che dobbiamo raccogliere per i prossimi mesi, per il prossimo periodo, che sarà, dicevo, molto complesso nell'ambito del nostro settore di intervento. Noi ci occupiamo principalmente di un settore che riguarda il processo tributario, quindi il contenzioso dinanzi alla commissione tributaria, anche dinanzi in particolare i giudici di legittimità, la Cassazione, tema questo particolarmente critico di cui oggi si dibatte nell'ambito dei progetti di riforma, ma anche nell'ambito della consulenza tributaria e assistenza di enti pubblici e privati, che chiaramente richiedono anche in questo periodo una particolare attenzione. Ottimo, allora io naturalmente le rinnovo i complimenti, a lei Angelo Cuva, e a tutto lo studio Cuva, naturalmente a tutto il team. Spero di ritrovarvi anche nella prossima edizione dei nostri Le Fonti Awards. Grazie, speriamo anche noi poter continuare con questo rapporto che nasce oggi, anche se conoscevo le nostre iniziative, quindi avere ulteriori occasioni di confronto e anche, come dire, di, certo, crescita comune. Che assolutamente sì, adesso poi ci vogliono sempre le riconferme, quindi insomma diciamo che è una sfida che prendiamo entrambi. Allora grazie ancora, ringrazio Angelo Cuva, fondatore dello studio Cuva, e a presto. Grazie a voi per questo riconoscimento. Grazie. Buon lavoro. Buon lavoro. Macro categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership biofarmaceutica. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per essere un'eccellenza nella ricerca di piccole molecole e terapie genetiche innovative per malattie genetiche rare, per il grande focus sui pazienti, coinvolgendoli nel piano di trattamento e offrendo loro momenti importanti.
Il premio va a PTC Therapeutics Italy. In collegamento con me saluto Riccardo Ena, Country Manager. Riccardo, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie. E cosa dice subito così a caldo? Io chiedo sempre un primo commento, naturalmente dopo aver ricevuto questo riconoscimento. Sono felicissimo perché, primo perché è il terzo anno consecutivo che riceviamo un premio che certifica il lavoro che stiamo cercando di fare in Italia. Secondo perché riferito a un anno davvero complesso dove l'impegno per i pazienti era davvero complesso. Ci siamo riusciti e sono felicissimo che qualcun altro abbia visto quello che abbiamo fatto. Quindi bene per il team sarà felicissimo di sentire di questo riconoscimento. Certo, naturalmente i complimenti vanno a tutto il team, come ha giustamente detto lei a me, della motivazione, riprendendo un po' quello che abbiamo sentito, ha colpito una parola su tutte, cioè coinvolgendoli, naturalmente ci riferiamo ai pazienti e non è scontato, insomma, quindi grande focus sui pazienti, lo diceva anche lei poco fa. Assolutamente, faccio un esempio perché probabilmente è più semplice per tutti comprendere di cosa parliamo. Questo anno, l'anno ovviamente sotto la pandemia del Covid, gestire pazienti con malattie rare che non potevano accedere ai servizi, che non potevano avere tutto il supporto di cui hanno bisogno era davvero complesso. Noi abbiamo creato un link molto forte attraverso ovviamente i loro medici direttamente con le famiglie, ovviamente non avendo il contatto, però riuscendo di fatto, supportando i loro medici, a far sì che effettivamente riuscissero ad ottenere quello di cui avevano bisogno, quindi un supporto pieno, con tanto di attenzione anche alle piccole cose, anche per esempio alla fisioterapia, cose che normalmente non possono essere fatte ovviamente a distanza, ma siamo riusciti a creare anche delle piattaforme per poter far questo, permettendo ai pazienti di ottenere dei risultati straordinari, arrivando addirittura ad avere un'aderenza alla terapia, in periodo appunto di pandemia, prossimo al 97%. Qualcosa che ci fa capire che se si lavora insieme con ovviamente i medici, che sono connessi direttamente ai pazienti, ma con grande attenzione si possono ottenere risultati straordinari per i pazienti e per le loro vite, perché per loro avere la certezza di poter continuare la terapia senza interruzioni significa veramente vita, e questo per noi è il massimo. Eh beh, belle parole, sicuramente. Senta, a questo punto le chiedo come approcciarsi al futuro da oggi in avanti. Il futuro è sicuramente ibrido, come si dice. Noi abbiamo già iniziato da un po' di anni a, come dire, costruire delle piattaforme digitali e quindi questa famosa digital transformation per fare in modo che effettivamente si potesse trovare un equilibrio tra la presenza e il lavoro da remoto. È chiaro, non è semplice perché devi avere una profonda conoscenza delle persone con cui hai le relazioni, devi avere una profonda conoscenza del tuo lavoro affinché effettivamente possa avere un profitto serio questo tipo di lavoro. Però credo oggi sia, come dire, la pandemia nella sua disgrazia, tra virgolette, per moltissime persone di cui sono addolorato, è chiaro che abbia dato uno stimolo fortissimo, in particolare a noi, alle aziende che hanno attenzione verso il paziente, a cercare di seguire questa strada. Oggi noi siamo pronti e lo abbiamo dimostrato. Veniamo da un anno, devo dire, straordinario, ad un inizio anche anno 2021 incredibile, dove effettivamente stiamo riuscendo non solo a raggiungere tutto quello che dobbiamo da un punto di vista anche del business, ma soprattutto di poter riuscire attraverso questo approccio ibrido a avere delle relazioni con i nostri stakeholder che permettono chiaramente di avere questo link sempre attento con il paziente. Quindi credo che sarà un futuro bellissimo, anche perché poi alla fine permetterà anche alle nostre persone, parlo del team, di poter riuscire di fatto non solo chiaramente a poter fare quello che devono, ma anche a poter vivere una vita anche loro personale diversa, perché ovviamente con l'approccio ibrido e col lavoro anche da casa c'è la possibilità di dare un supporto anche alle persone molto vicine. Certo, assolutamente sì. Beh, allora non c'è il 2 senza il 3, quindi anche quest'anno siete qui, mi auguro che proprio parlando di futuro ci si possa rivedere anche per un altro
altro riconoscimento, quindi insomma sarete dei nostri nel caso, noi vi monitoriamo, ormai siete tra le eccellenze, quindi fate parte un po' della nostra, del nostro parterre di appunto di eccellenze del nostro paese, quindi mi auguro di rivederla e rivedervi come team presto. Quindi grazie a PTC Therapeutics Italy per questo premio, naturalmente grazie a Riccardo Ena, Country Manager, per aver chiacchierato con noi e a presto. Grazie, arrivederci. Macro categoria imprese, categoria servizi e consulenza. Il premio è quello di CEO dell'anno innovazione e sicurezza sul lavoro. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere un professionista stimato in grado di fornire servizi di alta qualità in materia di sicurezza e salute sul lavoro, tutela dell'ambiente e sviluppo di sistemi di gestione, per l'approccio consulenziale orientato a favorire la produttività e una organizzazione più efficace ed efficiente delle aziende che vi si rivolgono. Il premio va a Paolo Giolitti, SICUAM. Do il benvenuto in collegamento all'ingegner Paolo Giolitti, naturalmente, socio, amministratore e presidente del CDA SICUAM. Benvenuto, grazie per essere Buongiorno. Con noi. Grazie. Bentrovato. Senta, intanto complimenti, naturalmente, c'è proprio il suo nome che compare nel premio, quindi non poteva che essere lei a collegarsi, le chiedo un commento a caldo. Ma allora, io sono veramente molto contento perché abbiamo vinto il premio l'anno scorso nella medesima categoria come società e quindi confermarsi è sempre non semplice, è più difficile che vincerlo la prima volta, per cui questo ci riempie di soddisfazione all'arrivo da un anno complesso, perché l'anno scorso ci siamo collegati a inizio maggio dopo alla riapertura dopo il lockdown, convinti che forse fossimo reduci da uno sprint, e l'estate ci ha aiutato quasi a crederci, e poi ci siamo trovati catapultati in una maratona dove ognuno ha dovuto tirar fuori delle qualità che forse non sapeva neanche di avere, di riconoscere la parola resilienza, che poi è diventata di moda, tanto da essere nel piano di resilienza di incentivi per rilanciare l'economia, e quindi è stato un anno non semplice, e proprio per questo credo sia doveroso ringraziare i nostri collaboratori, perché poi alla fine la differenza la fanno loro. Noi vendiamo servizi e quindi i servizi passano attraverso le persone, la loro capacità, la loro attitudine, e cerchiamo certo. di rendere semplice quello che in questi argomenti semplice non è. Certo, certo. Beh, peraltro mi ricollego anche a quello che diceva lei dell'importanza anche di avere a che fare dei rapporti, per così dire, per riprendere altre parole che abbiamo letto nella motivazione. Ce ne sono tantissime, a me piace proprio ragionare con le parole chiave, e qui, ripeto, ce ne sono tantissime perché parliamo di sicurezza, salute sul lavoro, tutela dell'ambiente, sviluppo di sistemi di gestione, tutti collegati con un'unica parola che abbiamo ritrovato nel premio di riferimento, che è innovazione. Quindi, insomma, capiamo benissimo l'importanza anche di un lavoro come quello che conducete voi tutti i giorni. Le chiedo a questo punto di tracciare una sorta di filo conduttore tra quello che è stato quest'ultimo anno e quello che è accaduto, e anche per quello, soprattutto su quello che sarà il futuro, perché è la cosa che ci interessa maggiormente. Ma allora, l'anno è stato veramente difficile perché abbiamo dovuto fare i conti con questa nuova tematica che è andata sviluppandosi continuamente nel corso dell'anno. E le aziende la sentivano molto, molto vicina, molto importante, perché c'era il terrore di tornare nel lockdown, c'era il terrore per i propri collaboratori e anche per l'azienda stessa. E dall'altra i nostri temi tradizionali, la sicurezza sul lavoro, che ahimè ultimamente è tornata alla ribalta delle cronache con alcuni eventi molto tragici, l'ambiente che con la transizione ecologica è di nuovo centrale, poi occorrerà vedere veramente quanto si riuscirà a passare dalle parole ai fatti, perché poi tradurre delle belle parole nella realtà che va a toccare le aziende che sono quelle del territorio, quelle reali,
e non magari qualche solo le macro aziende che sicuramente sono fondamentali, ma il nostro tessuto è fatto anche di aziende medie, piccole, che tutti i giorni cercano di sopravvivere. Quindi il nostro sforzo è quello di cercare di tradurre quello che è il consolidato con far capire nuove prospettive, nuove opportunità che ci sono, sia per evitare delle problematiche che quando poi nascono portano dietro situazioni critiche, sì, sia per cogliere delle occasioni di mercato, perché l'ambiente ormai è centrale e quindi bisogna in qualche modo prenderlo in considerazione, farci conti tutti i giorni nel business, è un po' poi lo spirito dei sistemi di gestione. Certo, assolutamente, quindi anche alla luce di questo premio, forti anche di questo premio, mi permetto di dire, che cosa vi aspettate per il futuro, cioè qual è l'approccio vostro? Ma allora, l'approccio secondo me è sempre lo stesso, cioè di avere l'attaccamento alla concretezza, cercando però di tradurre questo nelle novità che ormai sono quotidiane e il Covid ce l'ha insegnato, quindi in un momento può cambiare il mondo, può cambiare il business, bisogna noi essere in grado di reagire, di essere pronti, e questo si fa solo attraverso le persone. Secondo me il passaggio, il leitmotiv è sempre quello: cambia intorno, ma la differenza la fanno le persone, e di fatto Sicuam è un contenitore di competenze. E noi cerchiamo proprio di tenere alte, di avere sempre competenze nuove, perché non si può saper tutto, bisogna circondarsi da persone capaci che riescano a dare alle aziende soluzioni efficaci e semplici, perché di complicazioni ce ne sono già fin troppo. Certo, assolutamente. Senta, ingegner Giolitti, nel salutarla le chiedo, sarete dei nostri anche nella prossima edizione delle Fonti Awards? Perché sa che le eccellenze vengono monitorate, come è giusto che siano, e siccome riparte un periodo nuovo, perché ci auguriamo che tutto possa ripartire nel migliore dei modi, insomma le chiedo se sarete pronti a essere giudicati ancora, giudicati in senso buono chiaramente. Ma certamente noi cerchiamo di fare il possibile, tutto quello che siamo capaci. Io conosco un solo modo per riuscire a cercare di avere risultati, che è quello che è lavorare intensamente, quindi mi consenta di ringraziare, che l'anno scorso non l'ho fatto, temevo di non avere una seconda occasione, le nostre famiglie, perché il lavoro duro comporta dedicare tempo, e quel tempo lo sottrai senza possibilità a te stesso, al sonno a volte, e lo sottrae agli affetti, quindi speriamo che questo poi in qualche modo sia un investimento per il futuro. Il mio socio non è qui oggi, ma è da poco diventato papà, anche lui di una bambina, io ho due bambine, quindi di fatto se il futuro di Sicuam rimarrà in famiglia sarà un futuro più roseo da tutti i punti di vista, per cui questo è. Beh, allora, visto che l'anno scorso non l'ha fatto, come ha detto, è un po' dedicato anche a loro, un po' tanto, diciamo così. Ecco, va bene, allora grazie Paolo Giolitti, socio amministratore e presidente del CDA Sicuam, complimenti per questo premio CEO dell'anno innovazione e sicurezza sul lavoro, e a presto. Grazie a voi, a risentirci. Arrivederci. E possiamo chiudere questo appuntamento dedicato ai Le Fonti Awards 2021, undicesima edizione. Naturalmente io vi ringrazio per averci seguiti, rinnovo ancora i miei complimenti per tutti coloro che si sono collegati e naturalmente i vincitori. Abbiamo dato il giusto riconoscimento alle eccellenze italiane e vi invito a rimanere sulle Fonti TV e a seguirci tutti i giorni. Arrivederci.